Iniziativa alla quale abbiamo partecipato volentieri, sulla quale c'è già un impegno fortissimo delle forze di polizia. L'impegno per il futuro è di metterla a sistema ancora meglio, destinando risorse anche di carattere economico che il Ministero dell'Interno già in qualche modo riserva alle iniziative contro questo fenomeno e sviluppando sempre di più una rete, un raccordo tra iniziative che ci sono sul territorio, valorizzando quello che è emerso dall'incontro, la grande sensibilità delle forze di polizia anche oltre i loro compiti istituzionali. La persona anziana è sempre molto più debole in questi casi. Ecco, noi dopo 3 anni abbiamo riproposto questa campagna perché continuiamo per non far sì che la gente rimanga ancora soli e senza un ideale per il suo lavoro che ha fatto, perché la persona anziana che oggi ha 80, 90 anni, negli anni 70, 80, erano molto più liberi, credeva che il vicinato, credevamo anche noi che nel vicinato c'era il supporto della persona che controllava la casa o tutto il resto. Perciò dopo 3 anni di fermo, ecco, benvenga queste iniziative, come abbiamo sentito il Ministro è molto vicino a noi, sperando che questa sensibilizzazione che noi attuiamo da tanti anni, dal 2014, che vada avanti e continui per far sì, come dicevo prima, che il pensionato non resta solo in casa, perché essendo a casa si trova in difficoltà anche psicologicamente. Noi cerchiamo di sensibilizzare anche con queste iniziative anche in ambito territoriale. Adesso infatti partirà da domani in diverse regioni e province la sensibilizzazione sempre con il prefetto del luogo per cercare di allargare, non fermarsi qui o fare soltanto la conferenza stampa, ma portarlo in molti territori e in territori piccoli che ancora quelle persone che hanno vissuto e vivono in un contesto familiare ancora piccolo e sono molto più fragili perché, come dicevo prima, sono molto più tranquilli pensando che la truffa non arrivi a loro. Ecco.